male che ho fatto silenzio lì. Non è uno che si fa influenzare facilmente, adesso è là, molto più vicino. Non si dice la parola per il lavoro. È andata via la linea, ti ho provato a richiamare. Non... Va bene, arrivo. Oma Gyanti Marandasya Gena Jana Shalakaya Chakshuman Meditante Natasya Shuruvena Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Vakramaya Undadati Svapadantika Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavasya Shri Rupam Sagajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadadutam Parijana Saritam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Jagamalalita Shri Vishakam Vidanshtra E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Vastute Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Vanchakalpa Durubhyascha Kripa Sindhu Vyeva Cha Patita Pavanebhyo Vaishnavibhyo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadada Sri Vasadi Gaurabhavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharane Vivishesha Shunyavadi Aschatyani Satane Hare Krishna, buonasera a tutti. Stasera parleremo di un nuovo anno, sicuramente tanti, la maggior parte della popolazione non vedono un grande nuovo anno. Hanno tanta paura, tante apprensione, tante ansie. Ma se ci focalizziamo sulla nostra vita spirituale, sul nostro sviluppo spirituale interiore, possiamo creare un anno nuovo più meraviglioso che mai, più bello, più ispirante che mai. Io cerco di raccontarvi o spiegarvi alcune abitudini, pratiche, modi di preparare e creare un nuovo molto positivo. Nonostante quello che potrebbe succedere esternamente. Perché il mondo materiale andrà sempre avanti così, so come è sempre stato. Ci sono gioie e dolori, reazioni karmiche, confusione, poi siamo nella nera, un'era di discordia, un'era di Kali Yuga, si chiama, la cultura vedica. E naturalmente un'era di discordia, di degradazione. Ma se ci mettiamo in contatto, se ci colleghiamo sempre di più con le dimensioni spirituali, con la nostra spiritualità interiore, possiamo
trascendere, non essere influenzato, toccato da quello che sta succedendo intorno. Non vuol dire che non siamo qua, non viviamo, non interagiamo qua in questo mondo, ma vuol dire che non siamo influenzati, rimaniamo sempre positivi, pieni di speranza, perché abbiamo molta speranza, molto, c'è molto per essere positivo. E quello è il fatto che qualsiasi periodo storico possiamo realizzarsi, possiamo realizzare la nostra identità spirituale, che è naturalmente pieno di felicità, eterno, non muore, e siamo pieni di conoscenza. Questa, a qualsiasi momento possiamo accedere e collegarsi e sentirsi la nostra, questa nostra identità spirituale, vero, interno. Ma dipende da noi, dipende da cosa facciamo con la nostra vita, con il nostro tempo, come passiamo il nostro tempo, come ci impegniamo in azione o positiva o negativa a livello materiale, quella crea buona reazione, cattiva reazione, o se ci impegniamo a accedere alle dimensioni spirituali, di collegarsi con le dimensioni spirituali. E questa è una scienza, una pratica che chiunque può approfittare e praticare. Dipende da noi, ma ovviamente abbiamo tutti bisogno di aiuto, di guida, di capire come mettere in pratica questo prospettivo. E questo grazie all'istruzione di grandi maestri come Srila Prabhupada, Srila Vidyadhara Chidabhidhara Swami Srila Prabhupada, che ci ha portato questa conoscenza, queste informazioni. E così tanto informazione e conoscenza che si rende veramente facile, se la approfittiamo di questo, rende veramente facile essere sempre in contatto con il divino, con le dimensioni spirituali, ma dipende da noi. Io ho preso da un caro amico, vuole prendere il merito perché ho preso questa lista molto, molto ispirata, molto, molto pratica, molto utile, un carissimo amico, Sheshika Prabhu, che è un maestro spirituale, che ispira le volte di tutto il mondo a distribuire questa conoscenza nella forma di libri di Srila Prabhupada. E per essere potenziato, lui ha alcuni consigli, una lista di abitudini nei giornalieri, cose di sviluppare nella giornaliera. Voleva raccontarvi e spiegarvi e poi vedere se siete più domani, come mettere in pratica queste abitudini positive. Abitudini che crea dentro di noi un naturale, perché noi per natura l'anima è piena di entusiasmo, piena di felicità, piena di positività. E questa è la nostra natura. Nel mondo spirituale, nelle dimensioni spirituali, tutti anime liberati, non c'è nessuno che è un po' giù di morale, non c'è nessuno che è disturbato, agitato, giù di morale, depresso, non esiste nelle dimensioni spirituali. Ma c'è un modo, ma noi ovviamente siamo adesso nella dimensione materiale e sperimentiamo anche fra persone che stanno praticando la vita spirituale, ma magari non sono praticando abbastanza seriamente e sono ancora soggetti a questi alti bassi che succede, che vediamo che succede alla nostra vita, a questo mondo di oggi, specialmente nel mondo di oggi. E c'è una
C'è una storia nello Srimad Bhagavatam di un grande devoto che si chiama Dhruva Maharshi. Sotto sappiamo, ricordiamo la storia di quando lui era un ragazzino, è stato insultato praticamente dal suo padre e dalla sua matrigna, e voleva vendicarsi, avere un regno più grande di suo padre, molto più grande di suo padre, e è andata nella foresta, è stata istruita da persone che diventano suo maestro spirituale, Narada Muni, e raggiungere, andare a chiedere al Signore per questa benedizione. Così lui pratica seriamente, molto intensamente, in meditazione, e raggiunto il suo scopo. Ma dopo diventa imperatore, anche se non voleva, a questo punto, quando ha realizzato spiritualmente, non voleva più un grande regno, era completamente felice di aver realizzato l'incontro personale con il Signore Supremo. Ma lo Signore lo stesso ha dato il suo pianeta di gestire, di amministrare. E poi è successo che suo fratello, andando verso il nord per qualche spedizione, è stato ucciso da una persona di una certa comunità, si chiamava gli Yakshas. E così lui, essendo un kshatriya, un guerriero, è andato a vendicare queste persone. E queste personalità avevano grande potere per combattere, anche poteri mistici, e lanciava tanti tipi di armi a Dhruva Maharaj. A un certo punto praticamente avevano il potere mistico di creare, sembrava che arrivasse addosso a Dhruva Maharaj, di tutto e di più. Se pensiamo che adesso quanti disastri, quante difficoltà, quanti disagi ci stanno attaccando, sfruttando, eccetera, se ci lamentiamo, ma lì è descritto lo Srimad Bhagavatam, lui praticamente veniva quella che sembrava lo tsunami, per lui sembrava vero, c'era un tsunami, c'era animali feroci che veniva addosso, c'erano tutti i tipi di armi, e tutto simultaneamente, che arrivava, nel senso, immagina che paura uno potrebbe avere, che paura, che ansia, migliaia di volte più di quello che sta venendo verso noi adesso. E cosa è successo? Lui, essendo per un attimo, è descritto che era disturbato, come noi, magari in questa prospettiva di questo nuovo anno, vedendo tutte le cose negative che ci sta circondando, uno potrebbe essere un po' sconvolto, così disturbato. Ma cosa è successo? Dhruva Maharaj ha ripreso coscienza e praticamente messo, attaccato la freccia sull'arco e preso rifugio in Dio, l'espressione suprema, e lanciato su freccia e sparito tutto. Sparito tutto, era un'illusione, come da noi è un'illusione. Per un'anima liberata, un'anima completamente realizzato spiritualmente, anche davanti difficoltà come quello, o difficoltà che stiamo affrontando, non è toccato, non è disturbato, è toccato, perché è completamente cosciente che questo non sono io, questo è il corpo, che tutto quello che sta succedendo è una relazione con questo corpo materiale, ma io sono un'anima spirituale che vive dentro questo corpo materiale, che non ha niente a che fare con
già in questo corpo e questa mente materiale. Perciò tutto quello che succede, che potrebbe succedere al corpo, alla mente, che vuol dire tutte le cose che vediamo, che sta succedendo, stanno succedendo in relazione con il corpo, questa mente materiale. Ma per un'anima realizzato, che è completamente realizzato, che lui è un'anima spirituale, dentro questo corpo che non ha niente a che fare con questo corpo che non ha niente materiale, non è toccato, non è disturbato dalle dualità, dalle alti bassi, dalle sofferenze di questo mondo materiale. Così la domanda, la questione è come realizzare, è facile comprendere a livello intellettuale, sì, non siamo questi corpi, siamo anime spirituali, che muovi questo corpo quando cosiddetto momento della morte, usciamo, rimane solo il corpo materiale, entriamo nell'altro corpo materiale, leggiamo nella nostra mente materiale, ma di realizzare veramente che non siamo questo corpo, dobbiamo realizzare chi siamo, che siamo un'anima spirituale. Cosa fa un'anima spirituale? Qual è la natura, l'identità di un'anima spirituale? Che è eterno servitore dell'anima suprema. Perché come anime spirituali siamo piccoli frammenti e particelle dell'anima suprema, così la nostra identità vera, originale, eterna, è come eterno servitore dell'anima suprema. Quando accettiamo, realizziamo, entriamo, quello che è il nostro vero identità, così realizzeremo di non avere niente a che fare con questo mondo materiale. Infatti, Srila Prabhupada, in una conversazione, facendo un passeggiato, parlava con i devoti, e lui diceva: questo, perché sono sempre stato, a quei tempi c'era qualcos'altro, sono 50 anni fa, ma c'erano altri disturbi nel mondo. E Srila Prabhupada dice: non preoccupatevi di questo, quello che sta succedendo in questa società materialista, perché faranno sempre così, nel senso non, voi concentratevi nel vostro cammino spirituale, perfezionare la vostra vita spirituale, tornare nel mondo spirituale. Non potresti cambiare quello che faranno loro, lo stesso. Potresti cambiarlo. Così adesso discutiamo una lista di pratiche, di risoluzioni. Non so se si dice in italiano risoluzione, in inglese dice New Year's Resolutions. Io risolvo di fare così, fare queste cose, questo nuovo anno. Lo prendo un po' alla volta, infatti lo voglio quest'anno raggiungere questi migliori obiettivi, miglioramenti nella mia vita. È molto importante di scriverli giù, se volete scriverli giù, questa lista, vi consiglio. Magari non riesce a aggiungere tutti perché sono tanti, sono tutto. 21 per essere preciso. Anche se uno riesce a aggiungere nella sua vita almeno una di queste, è già portato, già positivo. Allora, sono abitudini giornaliere, abitudini che possiamo praticare giornaliere. Ovviamente una delle qualità di un spiritualista seria, sincera, che non piace sprecare il tempo. Per raggiungere tutti questi obiettivi, uno non può sprecare il tempo, deve organizzare, infatti una delle cose di organizzare bene il nostro tempo, non sprecare il tempo in cose di telefono. Allora, il primo e assoluto più importante è cantare il Santo Nome, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Cosa importante connettersi, collegarsi con Krishna, con il divino. Questa connessione è quello che ci fa realizzare il nostro natura spirituale, pieno di felicità. E il modo migliore per connettersi con Krishna, specialmente per questa era in cui viviamo, il metodo dato dal Signore stesso è il canto del suo santo nome. E così, se riusciamo a dedicarci in parte la nostra energia, il nostro tempo, in particolare consigliato la mattina presto, un canto del Mahamantra Hare Krishna senza distrazione, senza guardare i cellulari, senza guardare fare altre cose, se proprio veramente non distratto, sono diventato. Più che riusciamo a cantare così, con esordimento, con intensità, più tempo che possiamo dedicare, noi di sotto cantiamo un certo numero di volte il nostro japa mala, il mantra, japa mala, e più che riusciamo a fare tutti, cosa importante è di essere regolari tutti i giorni, lo stesso numero di volte intorno al japa mala del mantra, e con esordimento senza distruzione. Questo è il modo migliore per connettersi con il divino. Spero che tutti voi state già facendo questo. Qualcuno deve risolvere di migliorare i nostri campi. Questo è il primo e in assoluto più importante modo di affrontare il nuovo anno in modo migliore, di avere una determinazione di migliorare il nostro campo, il nostro campo normalmente. Allora, il secondo è di tutti i giorni leggere i testi sacri, almeno un po', e molto, funziona molto bene anche di fare un obiettivo, è un numero può anche scrivere giù, ogni giorno leggerò, qualcuno, infatti il nostro amico, lui fa il numero di pagine di testo della Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam, il numero di decidere il numero di pagine di testi sacri che voglio leggere tutti i giorni. Mettete un obiettivo possibile, fattibile. A me piace leggere capitoli, un capitolo del libro di Krishna, invece con la Bhagavad Gita, perché è un capitolo lungo, 10 versi come spiegazione. Un capitolo del metodo della rivoluzione, Srimad Bhagavatam, infatti lui ha fatto il calcolo, Srimad Bhagavatam si vuole leggere tutti i 12 canti in un anno, deve leggere 42 pagine al giorno, potrebbe essere un po' tanto per alcuni, ma fate un piano, perché più è pianificato, è più probabile che lo farà, e fai un voto, una risoluzione che lo farò ogni giorno. Non tocchi questo testo, non voglio dire, non tocchi Srimad Bhagavatam. Vedrai che ha un'influenza molto positiva nella nostra coscienza. Questo è per leggere i testi sacri. Primo canto, due, leggere. Il terzo è diverso, studiare, approfondire, studiare con concentrazione, non solo lettura casuale, ma studiare tornando indietro, scrivendo, prendendo qualche nota, qualcosa che ti tocca particolarmente. Così, prima, più che studio, più che rimane dentro il nostro cuore, il nostro memoria, il nostro ricordo. Così è. L'idea è che se lo facciamo così, la mattina presto, in particolare, specialmente la mattina presto,
ci resta durante il giorno, e durante il giorno, quando siamo fuori dal mondo, siamo in contatto con il mondo esterno, e siamo attaccati al mondo esterno costantemente, e non saremo disturbati, perché abbiamo questo fondamento, questa base, questa forza spirituale interiore, abbiamo gustato la nostra connessione con Krishna, e così siamo inoculato, non uso l'altro, però inoculato contro l'energia materiale. Allora, il quarto è adorazione, di offrire qualcosa a Krishna, di fare creare un altare, può essere di divinità di Krishna, di Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda, Sri Gaurikai, fare anche una foto di Radha Krishna, una foto di Sri Gaurikai, e ogni giorno anche qualcosina, qualcosa piccolo, offrire un incenso, offrire un fiore, preparare la frutta, preparare quello che mangiamo, e lo offriamo a Krishna. Cerchiamo di creare una relazione personale che possiamo vedere nella forma di divinità, nella forma di un quadro, una foto, e così sviluppiamo una relazione di adorazione, di servizio, anche piccolo, il gesto di offrire un'adorazione giorno di ogni mattina prima di uscire, offrire un incenso, un fiore, una frutta, non ci vuole tanto tempo, ma crea una relazione personale con Krishna. E questo è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo collegarsi con il mondo spirituale, con chi siamo veramente, che automaticamente sono felice, pieno di positività. Non saremo disturbati da quello che sta girando intorno a noi. Allora, il quinto, così, cantare, leggere le scritture, studiare in profondità le scritture. Quarto, adorazione di Krishna, la famiglia di divinità, di creare un programma giornaliero che è adatto per le tue esigenze, per le tue possibilità, per il tempo che ha. Ricordando che il tempo della mattina è presto, che si chiama un brahma guru, il cuore più auspicioso per la pratica spirituale, più potente per la pratica spirituale, più adatto per la pratica spirituale, e di vedere quanto di andare a letto presto, perché se così uno può alzarsi presto e approfittare di quelle ore lì per inocularci prima di entrare nel mondo, non aspettare dopo, come siamo già dentro, sta già girando tutto il tsunami intorno a noi, tornare intorno a noi, prima, dalla mattina presto. Allora, quinto è pregare, offrire qualche preghiera di giorno. Non solo offriamo, poi specialmente adesso stiamo offrendo tanti preghieri per alcuni nostri amici che stanno male, questo è bellissimo, tutti abbiamo bisogno di aiuto, più che siamo a pregare per aiutare un animo in difficoltà, meglio è. Ma qui si riferisce anche a preghiere offerte con devozione al Signore. Infatti, per questo motivo, nelle scritture, in particolare anche Bhagavad Gita, ma specialmente Srimad Bhagavatam, è pieno di bellissime preghiere offerte di grandi maestri devoti al Signore. E poi stiamo leggendo le scritture di Srimad Bhagavatam. Possiamo scegliere alcuni preghiere che ci piacciono, che ci ispira, che sono in linea con i nostri sentimenti, i nostri
scegli alcune di queste preghiere e memorizzare, scrivere giù, di offrire ogni giorno. Per esempio, tanti devoti recita il preghiere che si chiama Shikshastra, che sono gli 8 versi. L'unica cosa che è scritto si cita in Mahaprabhu, l'unica cosa che è scritto lì, l'incarnazione di Dio per questa era di Kali, per questa era, che a volte si chiama Yugavatar, l'avatar per questa era, questo tempo che ci ha insegnato come cantare il santo nome di Krishna. E lui ha ispirato i suoi seguaci di scrivere tanti testi di santi, libri spirituali, ma lui personalmente ha scritto questi 8 versi. È molto bello di recitare questi versi. No, ma io non so. Questi preghiere si trova all'inizio della Srimad Bhagavatam, proprio all'introduzione. Anche nel canto Vaishnava si può cantare anche i versi in sanscrito, sono molto belli. Ma se uno non riesce con il sanscrito, legge direttamente solo in italiano. E da lei sono molto ispirato. Praticamente coprono tutto il percorso di Bhakti. Cito Dharparamagi, non dalla mano di Vani di Rapani, che comincia con il canto, e poi la giusta abitudine del canto, la mantra, specialmente il terzo verso, finale, più su, cinematore, vasa, ishtana, amanina, amanide, nakirta, di asadani. Questa è l'abitudine per cantare il santo nome. Più umile di un filo d'erba, più tollerante di un albero, pronto di offrire rispetto agli altri, senza pretendere nessun rispetto per se stesso. E il Signor Cittadino dice che questo, con questa attitudine, questo stato di mente, di coscienza, uno può cantare il santo nome costantemente, perché se non è stato di coscienza giusta, umiltà, tolleranza, offrendo rispetto agli altri. Uno può scegliere alcuni di questi preghieri e offrire, fare un voto di recitarli tutta la mattina. Ora anche prima di andare a dormire, offrire i preghieri, cantare, leggere, studiare, adorare, adorazione, preghieri, e sesto, scrivere, tutti i giorni scrivere qualche realizzazione, perché siamo su una via, siamo su un cammino spirituale, stiamo andando verso una direzione per raggiungere un scopo. Una meta, vogliamo tornare alla nostra dimensione originale, con gli anni spirituali. E così c'è un processo e un cammino. E ogni giorno, se stiamo praticando seriamente, seguendo quello che abbiamo già detto fino adesso, i passi di pratica che abbiamo discusso fino adesso, e dovremo avere qualche realizzazione sul nostro progresso ogni giorno, qualcosa che abbiamo letto, che ci hanno toccato particolarmente. Scrive giù 2 righe di nostra realizzazione, così rimane, così il giorno dopo, fra una settimana, possiamo vedere il nostro progresso, perché è proprio scritto. È molto interessante anche lo vedo per Krishna Loka, memoria. Effettivamente ha trovato lì, perché lei per anni e anni ha distribuito libri personalmente per tutto il giorno, per tanti anni. E per un periodo scriveva giù sulla realizzazione. Poi sono rimasto un blocchetto, messo via per tanti anni, poi recentemente ha trovato. Ci hanno mandato, se volete leggere, sono lettere del Sankirtan, molto ispirante. E così è molto bello di avere la possibilità, perché chi si ricorda di quello che abbiamo fatto ieri, altri ieri, che dire di 20 anni fa, invece se è scritto rimane che uno può riferirlo, ricordare, e rivivere anche con l'emozione, con l'organizzazione.
se è scritta. Quello scrivere è una pratica molto importante. Allora, il settimo è praticare qualcosa tutti i giorni. Potrebbe essere come suonare i kartals, come suonare la danga, come cucinare, praticare qualcosa ogni giorno. Cioè, per imparare bene qualcosa, devi praticare tutti i giorni, come fare passeggiate tutti i giorni, come fare yoga, fisica, happy yoga, tutti i giorni. Praticare qualcosa tutti i giorni. Tutte queste pratiche ti dà molto forza interiore, molto forza di carattere, anche di determinazione a proseguire il nostro cammino spirituale, la nostra vita. Che riesci a sentirmi? Se lo tieni vicino, se lo tieni vicino. Se va bene così? Si sente di sopra questo programma, si sente con il corpo. Allora, l'ottavo è memorizzare un qualche verso ogni giorno. Questo ci vuole molta disciplina, che vuol dire che non sono poi alcuni di noi che abbiamo una certa età, questo è specialmente consigliato per i giovani che c'è ancora memoria che funziona bene. Questi versi hanno detto di pregare, scegliere qualche preghiera, cerca di memorizzare, perché poi se si recita la stessa preghiera tutti i giorni, dopo un po' abbiamo memorizzato, ma qui stiamo parlando di memorizzare magari un verso della Bhagavad Gita, specialmente consigliato. Versi della Bhagavad Gita, perché sono utili nella nostra vita quotidiana. Bhagavad Gita è una guida di vita, una guida per la nostra vita e anche da spiegare agli altri di come vivere. Sono istruzioni pratiche di come vedere il mondo, come navigare in questo mondo, come vivere in questo mondo, e il modo di liberarsi dal nostro legame con questo mondo. E memorizzando specialmente versi del Bhagavad Gita, sono liste, si può trovare dei versi chiavi più importanti della Bhagavad Gita, che coprono tutti i punti filosofici della Bhagavad Gita. Cerca di memorizzare, e poi perché se sono memorizzati ti vieni quando c'è bisogno, al momento che ci bisogna di applicare quell'istruzione nella nostra vita, se hai memorizzato, ti torna al momento giusto. Allora, nono è più fuori, più esterno, comunicare, prendi il tempo di comunicare con gli altri. Non so che è difficile, tutto virtuale, la comunicazione. Ma grazie a Dio, immagino se eravamo in questa situazione senza questa tecnologia. Era molto, molto più difficile, eravamo isolati. Ma a meno la vibrazione sonora, il fatto di parlare insieme con adesso, con questi miracoli, il fatto che possiamo anche vederci, prendi il tempo a non isolarsi anche io. Questo è un importante attivare la mia personalità. Prendi il tempo ogni giorno di comunicare con qualcuno. Comunicare vuol dire proprio di non in modo superficiale, ma di relazionare, di esprimere i nostri sentimenti, esprimere i nostri problematiche, difficoltà, dubbi, a qualcuno che ha abbiamo fiducia. E sviluppare relazioni con altre persone, perché non possiamo essere felici da soli. Possiamo creare le nostre relazioni
sviluppare la nostra relazione con il divino, ma per sostenerci e aiutarci a continuare questo sviluppo abbiamo bisogno di comunità, comunicazione, comunità, relazione, stanno tutti insieme. Per creare comunità c'è la comunicazione, comunicazione dovrebbe non restare nella mente, ma di esternare con altre persone, altri amici, persone vicine, di comunicare quello che stanno vivendo, quello che stanno pensando, difficoltà che stanno passando, comunicare con tutti e creare un'amicizia, una relazione che ci sostiene, perché essere da solo in questo periodo è molto difficile. Allora, quello è il 9. Allora, decimo, pensare. Cosa vuol dire pensare? Prendi il tempo di pensare al nostro servizio relazionale. Ti fa più male? No, tanto che non lo sento. Qualcuno ha detto che invece è un pochino basso. Sì. Ci taglia solo ha detto che è basso. Senti meglio adesso? Pensare, prendi il tempo di riflettere, riflettere, anche sedersi un attimo in silenzio, senza distrazione di studi, fare qualcosa, e riflettere cosa sto facendo. Sto seguendo questi primi 9 pratica, come sta andando, se sono riuscito a seguire tutto, o mancato qualcosa, come sta andando il mio servizio relazionale, riflettere un attimo, fare un reso conto per il nostro cammino, il nostro progresso spirituale. E quello richiede con calma di fermare, non essere sempre a correre, ma di fermare per qualche minuto ogni giorno a riflettere come sta andando il progresso spirituale. 11° è incontrare con altre persone, meet people, incontrare persone, per simulare no, comunicare, prendere il tempo di comunicare, ma vuol dire per comunicare non solo, ma anche di incontrare persone fisicamente, non troppo vicino, mi raccomando, per comunicare. Sono andato al mercatino che abbiamo sabato mattina qui a Monzuno, e si vedono le persone, è tutta un'altra cosa, anche se non erano, anche se erano persone che non conoscevano, le sole di vedere, scambiare con altre persone, incontrare altre persone. Se abbiamo l'opportunità anche di comunicare, parlando della vita spirituale, alle altre persone, tanto meglio, se riusciamo a dare qualcosa spirituale come lingua di spirituale, è ancora meglio, ma a meno di incontrare qualcuno, non isolarsi. Numero 12 è pianificare, fai un piano prima di agire, non agire spontaneamente senza fare un piano, quindi non agire dopo delle prove impulsivamente. Ferma, pensa, fa un piano, può anche discutere il piano con un altro, qualcun altro, prima di agire, così è. Funziona molto meglio invece di fare agire impulsivamente senza pianificare o calcolare quali potrebbero essere le conseguenze. Incontrarsi, per esempio, nel nostro centro di recluta, abbiamo un comitato direttivo che ci incontriamo regolarmente per discutere, fare piani di come agire, le varie difficoltà che
che stiamo affrontando specifico adesso, e come migliorare, come pianificare, come migliorare il nostro servizio relazionale. Il tredicesimo è organizzare, cioè di essere organizzato, di togliere, per esempio, l'aspetto nella conoscenza vedica si chiama Vastu, l'architettura e lo spazio, come gestire lo spazio in cui viviamo. Le prime cose di togliere si chiama in inglese clutter, cose non necessarie, di essere ordinate e non avere cose che non sono necessarie, di avere clutter, troppe cose, no? Accumulate fuori posto, perché disturba la mente, agita la mente, e non riesce a focalizzare sulla dimensione spirituale, ma riesce a focalizzare su cosa dobbiamo fare, invece è distratta. Questo è ciò che vede tutta una cumula di cose fuori posto. No, per organizzare, riusciamo a programmare questo programma di me, organizzare, sistemare cose al suo posto. Anche noi dobbiamo migliorare, mettere a posto. Infatti lo conosco vari devoti, varie persone che in questo periodo, specialmente quando c'era lockdown, hanno approfittato di togliere tanto, erano molto potuto togliere il clutter, le cose extra, la nostra abitazione. Il quattordicesimo è molto interessante, è di monitorare il nostro progresso. Per esempio, conosco alcuni devoti che fanno una sadhana chart, una carta del numero sadhana. Ho cantato quanti giri ho cantato oggi, quanto l'ho studiato oggi, senza aver fatto un piano di quanto voglio leggere e studiare ogni giorno, quanto meditazione, giri di japa mala voglio fare. E alla fine della giornata, crea una lista della mia pratica spirituale che ho deciso che anche gli esercizi. L'ho fatto oggi, fai un clip, tanti conoscono di volte che per disciplinare la mente, lui ogni giorno manda un'email a sua Siksha Guru, suo maestro spirituale. Con il suo reso conto alla fine della giornata, così un incentivo, un impeto per fare meglio, di fare, perché lo so che devo scrivere giù quello che ho fatto oggi, e così vediamo. Poi uno può tornare indietro, guardare da fino a mese, vedere come è andato. Come grafica, no? Che si vede, c'è l'aumento della malattia, l'infezione è diminuito, è aumentato. Possiamo vedere quanto stiamo progredendo nel nostro di liberarci dall'infezione, dalla malattia, dalla materia, dall'identificazione con la materia. Sto cantando tutti i giorni. Giappa, stavo studiando tutti i giorni. Questi poco veri perché ho scritto, aiuto molto a disciplinare. Dicesimo, esercizi, hai una passeggiata, fai un po' di hatha yoga, fai qualcosa per muovere il corpo, altrimenti la tendenza se stiamo sempre fermi, il corpo si rigidisce, si blocca, e questo influenza anche la mente, influenza la nostra positività. Oggi era un po' difficile perché c'era un seminario di 4 ore, stamattina con Satchinanda Swami, che uscirò per riuscire a sostenere tutto. È difficile. Il ritiro di Govardhana, cioè c'è
effetti. Dopo la Ranaswami. E poi poco dopo c'era la Ranaswami, dalla 3 alla 5, 5 e mezzo. Poco prima di finito, poco prima di questa conferenza. Ma generalmente è importante di fare qualche esercizio tutti i giorni. Infatti vedo quando vado in un paese, c'è questo pezzo di strada, c'è un gruppo di persone, c'è due o tre donne in particolare, che tutti i giorni le vedi lì, fanno non so quanti chilometri, qualcuno fa 10 chilometri. Tutti i giorni, infatti si vede, sono un signore di una certa età, ma il fatto che camminano tutti i giorni, infatti c'è un signore oltre 90 anni e più accanto a noi, quasi tutta la vita, lunghe passeggiate qui in montagna, tutti i giorni, carico molto mantenere la salute, che influenza anche la nostra mente, la nostra chiarezza mentale, che rende più facile tutto il resto della nostra pratica. Allora, numero 16, queste sono tutte cose che se avete scritti tutti, di lavorare su questo, cerca di fare più possibile, ma almeno essere determinato in questi mesi, magari aggiungo questo, poi in questo mese prossimo aggiungo questo o quell'altro, e cerco di raggiungere una certa stabilità in pratica di questa attività. Allora, 16esimo è di mangiare bene, non mangiare bene, mangiare sano, più che bene sano. Che non vuol dire che si mangia male, o mangiare bene nel senso gustoso, ma sano. Se volete sapere come mangiare, sano, prendere il sciallotto. Tante frutta e verdure, non cibo raffinato, farina bianca, queste cose. Formaggi. Cose non salutari. Questo aiuta molto a avere più energia, più salute, più concentrazione, meno sonno. Numero 17 è prendere un po' di tempo per giocare, nel senso per rilassarsi, andare a fare non solo un passeggiato per esercizi, ma magari andare fuori in montagna. Fare un trekking, andare in un lago, fare un bagno, qualcosa di rilassante, di salutare, che ti stacca un po' dalla vita quotidiana. Il 18esimo è molto bello, ridere, scherzare, ridere, anche Srila Prabhupada scherzava, rideva, anche Krishna scherzava con i suoi amici. Rideva. La vita è già triste e seria, non dobbiamo spiritualista, ma è seria nella sua cammina spirituale, non vuol dire che è triste, è felice e anche scherzoso, gioioso, e piace ridere. C'è tante opportunità di ridere. Non ridere alle spese di qualcun altro, come di solito succede. Si può ridere della solidità della vita materiale, per esempio. Allora, 19esimo, contribuire, pianificare e pensare come aiutare gli altri. Questo è molto, molto, molto importante. Di uscire dal nostro. Perché gli altri sono cose più che altro per il nostro miglioramento, per la nostra cammina spirituale, per la nostra persona, personalità, la nostra individualità. Ma cerca di contribuire, fare qualcosa nella vita, pianificare come fare qualcosa nella vita, pensare, meditare, come aiutare qualcun altro. E ci sono vari modi per aiutare gli altri. Dando conoscenza,
parlare, spiegare il cammino spirituale, dandoci qualcuno che manca, dando cibo spirituale, accompagnare le persone che poi ritornano per il cieco attraverso la strada, pensare in qualche modo di aiutare a uscire fuori del nostro egoismo, della nostra concentrazione su noi stessi e pensare come aiutare qualcun altro. Questo è molto importante. Il numero 20, mentors, di prendere consiglio dagli altri, i nostri confratelli, i nostri amici, specialmente a qualcuno a cui abbiamo molta fiducia, qualcuno che ci ispira, che potrebbe aiutarci nel nostro cammino spirituale. Cerca di stabilire una relazione che questa persona può aiutarci, darci qualche consiglio, possiamo scambiare e spiegare, guarda, io sto facendo così, ma ho questa difficoltà, può aiutarmi. Prendi consigli, non pensare io sono, ce la faccio da solo, non ho bisogno di tutti, abbiamo bisogno di aiuto, siamo piccoli, abbiamo tutti bisogno di aiuto, di guida, di consigli, che spesso ci confondiamo se andiamo fuori strada, non riusciamo a capire perché, se siamo fuori strada o no. Ma se c'è qualcuno a cui abbiamo stabilito una relazione con un mentor, che vuol dire un consigliere, uno che ci consiglia, può darci consiglio, che ci vede da fuori, dal nostro mondo interiore, esterno, qualcuno che ci vede da fuori, che, a cui abbiamo fiducia, certa fiducia, che è più avanzato spiritualmente. Chiedi consiglio, cerca di stabilire una relazione aperta, una relazione intima anche, che possiamo confidare in loro, loro possono darci qualche consiglio in questa vita. E poi il 21esimo, l'ultimo, investire in relazione. Investire in relazione. E prendi il tempo di stabilire relazioni con gli altri, specialmente per noi altri spiritualisti, altre persone che stanno camminando, perché abbiamo tutti bisogno di sostegno, possiamo sostenere gli altri, e abbiamo bisogno. Infatti è spiegato che uno dovrebbe servire e chiedere aiuto dalle persone più avanti di noi, stabilire amicizia alla pari con persone al nostro livello e aiutare, tirare su, aiutare gli altri che sono dietro di noi. E questo, ma dobbiamo prendere il tempo di investire energia e tempo per sviluppare questa relazione, perché sono molto importanti, specialmente vedremo quando arrivano le difficoltà nella vita, come succede sempre. Se non abbiamo dedicato l'energia di sviluppare relazioni con gli altri che possono aiutarci, anche spiritualmente, ci troveremo veramente in difficoltà da soli in affrontare le difficoltà di questa vita. Così faccio una breve, veloce riassunto di questo, quindi vorrei scrivere giù. Prima è cantare e migliorare il nostro canto dal Mahamantra di Krishna. Secondo è studiare giorno per giorno, stabilendo una quota giornaliera di studio dei testi sacri. Terzo, di non solo leggere, ma di studiare in profondità le scritture. Quarto, un'adorazione giornaliera di offrire qualcosa alla forma di Krishna, all'unità o alla forma del quadro di Krishna. Quinto, pregare, offrire, imparare qualche preghiera o offrire nostra preghiera a Krishna. Cioè così stabilisce una relazione personale. Sesto, scrivere giù nostra realizzazione ogni giorno.
Settimo, praticare qualcosa tutti i giorni. Senza voglio entrare la moglie, quindi 10 minuti faccio un po' di pratica. Voglio imparare come fare yoga fisico, praticare tutti i giorni. Ottavo, memorizzare un verso al giorno, un verso dalle scritture, specialmente dalle vita, consigliato perché ci aiuta a vedere il mondo con una visione spirituale. E vengono fuori, se sono memorizzato, vengono fuori perché ci dà la visione giusta. Nove, comunicare, prende il tempo per comunicare con gli altri. Decimo, prende il tempo per pensare di nostro servizio relazionale, come sto facendo, senza non essere sempre di corsa, ma fermare qualche minuto ogni giorno a pensare, riflettere. Undicesimo, incontrare altre persone in nostra isolanza. Undicesimo, pianificare prima di agire, non agire molto simile, pianificare prima. Tredicesimo, organizzare tutto quello che c'è intorno a noi, la nostra scrivania, la nostra casa, il nostro luogo di lavoro, il nostro luogo dove abitiamo, non avere troppe cose in giro, ma su questo. Quattordicesimo, monitorare il nostro progresso. Vedere, sto seguendo tutte queste cose per l'incarico ogni giorno. Si può anche fare, lo conosco varie volte, hanno creato un modulo, quanti giri è cambiato, quante pagine, ho letto in scrittura, quanto il servizio degli altri fatto, lo collaborazione e fai un checklist. E questo è così uno vede il suo progresso, perché sta migliorando, sta andando giù. Quindicesimo, qualche esercizio ogni giorno, non passeggiato come si intende in Italia, passeggiare, camminare anche velocemente, o fate yoga, qualcosa per mantenere il corpo in forma. Sedicesimo, di mangiare sano. Se non sai come mangiare sano, chiedi a qualcuno che lo sa. Diciassettesimo, prende tempo per rilassare, di giocare, andare a fare un trekking in montagna, andare a nuotare, di giocare. Diciottesimo, scherzare, ridere, rilassare, ridere. Ciro Papa scherzava e rideva spesso, era gioioso. Anche Krishna stesso scherza. E diciannovesimo, contribuire, fare qualcosa per aiutare gli altri, pensare, pianificare, contribuire ad aiutare qualcun altro. Cioè, prima c'è tanto bisogno nel mondo che aiuta molto a uscire dal nostro ego, perché le altre cose sono per le nostre motivazioni spirituali, personali. Questo è importantissimo, perché altrimenti come possiamo aiutare gli altri, dobbiamo arrivare ad aiutare gli altri. E il ventesimo è consultare con altre persone, altri nostri coetanei, persone con il nostro livello, con cui abbiamo amicizia, o qualcuno che è più avanti di noi, un cammino spirituale, che può guidarci, aiutarci. Non restare con tutti i nostri problemi venuti dentro, nascosto. Parlare con qualcuno che ci vede da fuori e potrebbe aiutarci a risolvere una cosa che diventa grande, ma in realtà con un piccolo aggiustamento guidata da uno esterno può
risolvere un problema in un attimo. E poi l'ultimo è investire in relazioni. Importantissimo prendere il tempo e l'energia di investire in relazioni con altri, scegliere altri spiritualisti. Perché da solo non ce la facciamo. Spero che questo sia stato utile come consiglio di cose di... Sono sicuro che nessuno riesce a fare tutti subito. Anche io sono riuscito a applicare tutti subito. Cioè, ma di, almeno così uno ha un obiettivo. Voglio raggiungere uno, magari uno, poi un altro, piano piano. E così vediamo, vediamoci progredire il nostro cammino spirituale e sentiamo veramente che stiamo andando in direzione positiva, giusto, e camminando verso la meta giusta, e specialmente in questo momento che c'è così tanto difficoltà, caos, confusione. Di, nel mondo di oggi è importantissimo, incertezza. Questo ci dà una guida che crea certezza, perché siamo certi che il vero scopo di nostra vita è di realizzarsi spiritualmente, di risvegliare la nostra relazione interna che c'è già, ma la risvegliare, investire nella nostra relazione con Krishna. Sono sicuro. Questi sono i modi di comportarsi nella vita giornaliera che aiutano di più a raggiungere questo obiettivo di sfogliare la nostra relazione con Krishna. Allora, se c'è qualcuno ha qualche domanda, visto che sono da solo in Zoom, vediamo se Facebook c'è qualche domanda. Prendere gli occhiali. Allora, Lorena Nadine chiede: mi viene in mente un'idea, perché non facciamo un mini gruppo di due persone? Non funzionava che non bisogna. Dicono che non funzionava il link Zoom, per quello nessuno si parla. Dicono che non funzionava il link di Zoom. Siamo su Facebook. Allora, domande: perché non facciamo un mini gruppo di due persone per condividere a vicenda la nostra risoluzione per l'anno nuovo dopo questa conferenza? Sì? Chi è qui? Lo vediamo lì. Lei è fortunato che avendo la cama l'informazione cinese, che sono super organizzate e sistematiche, si può prendere ispirazione e guida da lei di come organizzarsi per realizzare questi consigli, questo elenco di pratiche. Se qualcuno vuole, se volevi contattare, mettere insieme, aiutare uno l'altro, un mini gruppo, due, tre, quattro persone, le volte che possono aiutarci l'un l'altro a realizzare piano piano questa lista di pratiche e consigliate. Ok, non vedo altre domande. No. Ok. Hare Krishna, buona serata a tutti, spero che sia stato utile. E speriamo tutti, anche io, metti in pratica. Cantiamo insieme Namaste. Cantiamo insieme Namaste, Namaste.
di Charlotte. Le siamo le basi. Namaste Nara Singhaya. Siete prudenti.